Presente. 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 Presidente, vista l'assenza tra i banchi della maggioranza di ben quattro esponenti, come gruppo di... Sono quanti sono i funzionari? Tre? Quattro? Sì, senza la comunità. Posso, Presidente? Presidente, considerando l'assenza della maggioranza di un bel numero di consiglieri comunali, si sente? Pure... No. Non si sente, non si sente. Ma che se ne sì, prova. Ma ragazzi, ma quello che Presidente, dovremmo essere 12 in aula, giusto? Ci sono 7 esponenti della maggioranza e 5 della minoranza. Viste le numerose assenze delle file della maggioranza, riteniamo nostro dovere come gruppo di minoranza evidenziare questo aspetto in maniera pubblica. Pertanto annunciamo di abbandonare l'aula e chiediamo la verifica del numero legale. Grazie. Va bene, facciamo l'appello e vediamo se ci avremo un collegato. Semplicemente perché la maggioranza non aveva i numeri per poter garantire la validità della seduta. C'erano ben 4 assenze tra le file della maggioranza e quindi abbiamo ritenuto, come consiglieri del gruppo di minoranza, di abbandonare l'aula per evidenziare alla cittadinanza questi gravi dissidi interni che si sono anche oggi espletati con le assenze di ben 4 consiglieri comunali, ripeto. A cosa debitate queste assenze? È segno evidente, vista la mancanza di un numero così consistente di consiglieri, che ci sono problemi politici all'interno del gruppo di maggioranza. Del resto era abbastanza evidente, visto le lungaggini
con cui si è divenuti all'assegnazione delle deleghe assessorili e poi all'assegnazione delle deleghe ai singoli consiglieri comunali. Evidentemente c'è qualcosa che il sindaco dovrà modificare per trovare un equilibrio. Ritenete che i punti all'ordine del giorno di questo consiglio comunale siano tali da giustificare queste assenze? Assolutamente no, perché si trattava di compiere atti prettamente istituzionali, quali la nomina delle commissioni consigliari, che in ogni caso, anche laddove fossimo rimasti in aula, non avremmo potuto deliberare, vista l'assenza di un capogruppo di maggioranza che aveva pertanto non presentato la designazione per le rispettive commissioni, e gli altri due punti erano i regolamenti IMU e TPA, quindi credo che non siano punti che possono determinare grossi dissidi politici, tant'è che noi stessi eravamo propensi a votarli favorevolmente. Parlavi prima di elementi di continuità con l'amministrazione RES. Beh, evidente, così come l'amministrazione è arrivata alla fine del percorso con grandi difficoltà, la nuova, ancora immobile sotto certi punti di vista, continua sullo stesso andazzo, tant'è che anche oggi dobbiamo registrare tante assenze nelle file della maggioranza. È bene che i cittadini valutino anche questi aspetti e che chi di competenza, il sindaco in primis, prenda atto di questa situazione e quindi una volta per tutte ci dica se intende amministrare, se ha la squadra, se ha i numeri per poter amministrare, altrimenti è giusto che i cittadini possano nuovamente decidere il futuro del proprio paese. Siamo già alla richiesta di dimissioni? Beh, diciamo che se questa prima seduta è l'emblema dell'amministrazione, credo che siano anche arrivati i tempi perché qualcuno possa riflettere al riguardo. Bisogna partire bene, altrimenti Palagiano rischia di cadere nel baratro. Allora, se il buongiorno si vede dal mattino, cominciamo malissimo amministrazione Taranto, perché questo consiglio comunale nel quale dovevamo approvare i regolamenti e gli statuti per le commissioni, il regolamento per la TIA, il regolamento per l'IMU, ci vediamo invece un'aula deserta. E ringrazio l'amico Pinuccio che poi avrà il dispiacere di riprendere. Questa è la seconda chiama, non c'è di nuovo il numero legale, siamo soltanto noi dell'opposizione ad essere presenti e per di più, e questo mi dispiace perché secondo me sottolinea uno scadere dal punto di vista politico agli occhi dei cittadini, cioè nella prima chiama era presente parte della maggioranza tranne quattro consiglieri, adesso è uno spettacolo ridicolo vedere noi dell'opposizione dentro l'aula consiliare ed il sindaco e parte della maggioranza che era presente prima come tanti bambini che hanno marinato la scuola seduti nel parco dell'ex asilo delle suore, piuttosto che venire qui dentro a palesare che non hanno il numero legale per andare avanti ed assumersi le proprie responsabilità agli occhi dei cittadini. Credo che sia una cosa scandalosa, veramente degna del peggior Rocco Ressa dei tempi d'oro. Quando parli di assunzione di responsabilità, a cosa ti riferisci? Assumersi le responsabilità che un sindaco, sì, assumersi le responsabilità che un sindaco, prima di essere sindaco di tutti i cittadini, deve essere sindaco della propria maggioranza. Allo Stato dobbiamo prendere atto che il dottor Tarasco non lo è. Yeah.
Mancini. Presente. Angione. Presente. Calucci. Presente. Romanetti. C'è la maggioranza. Certo, con Maria Carla e Vincenzo che ti guardano, che ci guardano. Hai qualcosa da dire sul consiglio comunale andato deserto o desertico? No, la mia famiglia è fuori dalle dinamiche politiche, sono molto, riesco a mantenere distaccate le due faccende, diciamo, quelle personali e quelle politiche. Però quando ritorno a casa dopo un consiglio comunale che non è andato a buon fine, capiscono subito dalla mia faccia che magari non è giornata. Meno male poi c'è Vincenzo che riesce a distrarmi. Beh, vabbè, allora. E allora sì, lo so, vuoi sapere ieri com'è andata? Beh, ieri era il primo consiglio, diciamo, importante dopo quello del giuramento del sindaco. Dovevamo solamente approvare i punti sulle commissioni consiliari e sulla tariffa della TIA. Siamo stati spiazzati, almeno io devo confessare che sono stato spiazzato dalla non presenza di tre della nostra maggioranza. Fino a poche ore prima, insomma, nulla, almeno che fosse a mia conoscenza, lasciava presagire una defezione di questo genere. È ovvio che apre un degli scenari. No, più che degli scenari, degli interrogativi su quella che è la nostra composizione all'interno dell'amministrazione comunale. Io penso che, anche senza entrare, diciamo, nel dettaglio delle dinamiche che attraversano le varie componenti della nostra maggioranza, si è voluto forzare la mano in maniera, insomma, un po' sconsiderata dal mio punto di vista. Ci sono i tempi e i modi per organizzare appieno tutta la macchina amministrativa e, insomma, lasciare il sindaco solo in consiglio comunale con uno sparuto gruppo di consiglieri, insomma, è qualcosa che il nostro sindaco Gaetano Tarasco non si merita assolutamente. Diciamo che queste dinamiche erano alquanto sconosciute nella prima parte della seconda amministrazione Ressa, che poi si sono verificate, è un dato di fatto, però nella prima parte erano un po' sconosciute. Con questa amministrazione sembra che sia un po' precoce in questo senso. Ma io non vorrei fare i raffronti tra l'amministrazione Ressa e l'amministrazione attuale, sono due amministrazioni totalmente diverse, non fosse altro perché i sindaci sono completamente diversi. E devo sottolineare che praticamente sono gli attori politici consiglieri che ancora una volta, insomma, vogliono far pesare il loro peso all'interno dell'amministrazione. Insomma, è una scelta comportamentale che non condivido, però, insomma, capisco, insomma, che si crea un problema che dobbiamo necessariamente risolvere. Nell'articolo che accompagna questo video ho scritto che ci sentiamo tutti un po' orfani di un punto all'ordine del giorno che accompagnava tutti i consigli comunali dell'era Ressa, cioè comunicazione del sindaco. Tu non ti senti un po' orfano che mancano queste comunicazioni al sindaco? Beh, le comunicazioni del sindaco è consuetudine nel nostro consiglio comunale,
che al primo punto ci siano delle comunicazioni. Ma non ci sono più. A maggior ragione, insomma, c'erano anche i fatti che dovevano spingere ad inserire questo punto. Mi riferisco all'incendio della pineta di Bosco Marziotta a Chiatone. È stata, come dire, una dimenticanza da parte del nuovo Presidente del Consiglio, che non è stato ben supportato dagli uffici, ma è un punto, insomma, cui non, tant'è che c'erano anche delle interrogazioni consigliari che avrebbero permesso al sindaco di rispondere a queste domande. Beh, veramente non era io stavo già pensando nel prossimo Consiglio Comunale, a 3 minuti di raccoglimento per questa improvvisa mancanza. Tenga conto che le comunicazioni del sindaco possono che essere... Che se mi dà lei, tenga conto. Si tenga conto. Ah, si tenga conto. Devi tenere conto, tu Pinuccio, che le comunicazioni del sindaco possono essere formulate anche in assenza del numero legale. Non richiede un quorum assembleare. Chiudiamo con un ducis in fondo, si fa per dire. Ci sono delle strane voci che girano sul gruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale. Cosa hai da dire a riguardo? Sulle strane voci, di voci ce ne sono, ma perché è giusto che sia così. Che siano strane non mi risulta. Abbiamo secondo me, un ottimo gruppo del Partito Democratico. Non esprimo giudizi sulla mia persona perché sarebbe indelicato, però abbiamo un consigliere provinciale che sta facendo bene il suo lavoro in provincia, e poi abbiamo l'ingegner Pucci che si è distinto nella passata amministrazione ed è pieno di e volenteroso anche in questa sua seconda legislatura. Poi abbiamo individuato un assessore donna, e non è stato facile per noi, come dire... Scusi, in che senso non è stato facile? No, non è stato facile. Abbiamo individuato l'assessore donna anche per sopperire a quello che è una norma legislativa che impone la presenza di donne nella giunta municipale, e il Partito Democratico è stato l'unico partito capace di poter offrire una sua iscritta competente, che bene saprà fare anche come nel suo ruolo assessorile. Ok, allora voci smentite. Noi siamo l'unico partito che ha avuto la possibilità, proprio per gli uomini e per le donne che esprime il Partito Democratico, di poter offrire questa sua iscritta nel caso di Maria Grazia Mellone al sindaco Tarasco, ed è un motivo, ritengo, anche di vanto del Partito Democratico.